Santi Daniele Zuccarello, in che modo il Comune starebbe disattendendo l'ordinanza del TAR sul porta a porta? Il Comune continua ad annunciare che sta incrementando la raccolta differenziata in questa città. Realmente a quale prezzo? Considerando che tanti mastelli non vengono consegnati nei vari condomini e quindi anche ai singoli cittadini, soprattutto il mastello individuale, che è una possibilità, è una scelta data appunto dall'ordinanza del TAR di qualche mese addietro, per mezzo anche di un ricorso che io stesso insieme a tanti altri colleghi abbiamo fatto, e quindi il TAR ci ha dato ragione e oggi il Comune fa finta di niente. Ma dico più che altro l'amministrazione comunale, ma anche Messina Servizi, che addirittura obbliga gli amministratori condominiali a prendersi esclusivamente i mastelli di tipo condominiale e non consegnando i mastelli individuali. Io stesso ho diversi condomini dove ho optato per la scelta del mastello individuale e fra poco arriverà anche in queste zone, perché sono lì al confine di dove ormai è arrivata la raccolta differenziata, e non mi sono stati consegnati i mastelli individuali, non sono stati consegnati ai vari cittadini, e quindi in questo momento sta completamente disattendendo, anzi Messina Servizi invia degli ispettori nei confronti degli amministratori di tanti condomini dove gli ordina di prendersi obbligatoriamente i mastelli condominiali. Ricordo a tutti quanti i cittadini che è un proprio diritto oggi dato appunto dal TAR la possibilità di scegliere se fare la raccolta differenziata di tipo condominiale oppure quella di tipo individuale. Io stesso un mese fa ho fatto un accesso agli atti proprio perché non riesco a comprendere e a spiegarmi per quale motivo non vengono consegnati i mastelli individuali. Forse perché l'amministrazione comunale non li ha acquistati, forse perché Messina Servizi non aveva previsto che ci sarebbe stato questo ricorso al TAR e quindi eventualmente che il TAR ci avrebbe dato ragione. Come mai adesso consegnano un numero inferiore anche di mastelli individuali ai tanti cittadini dove già doveva essere previsto la consegna del mastello individuale perché sono inferiori a 8? Siamo arrivati ormai a consegnarne 2, tanti cittadini appunto ci dicono come mai ne hanno consegnati soltanto 2, forse perché non hanno più. E allora io a questo punto ho fatto questa richiesta di accesso agli atti che oggi scade e non ho avuto alcun tipo di documentazione in merito, proprio per avere la prontezza e la conoscenza di quanti mastelli ha comprato l'amministrazione comunale. In questo momento sta quindi disattendendo completamente l'ordinanza e sta dando una interpretazione totalmente diversa da quella che ha dato il TAR, e oggi per questo stiamo facendo questa conferenza stampa proprio per poter permettere a tutti i cittadini e anche ai tanti colleghi amministratori condominiali di avere ampia conoscenza e di avere quindi una corretta posizione di come si devono comportare nei confronti di Messina Servizi dell'amministrazione comunale, ma soprattutto nei confronti dei cittadini e dei propri condomini.